Continua lo spettacolo che ci è stato riservato quest'oggi al Parco Increa di Bugherio. La Lega Ciclistica Bugherio 2, presieduta da Carlo Pirola, con la collaborazione dell'MTV Increa, presieduta da Rosa Di Gioia, hanno veramente fatto le cose in grande. E naturalmente ci ha messo anche lo zampino il tempo, che ha reso il percorso altamente spettacolare per questa ultima prova della giornata, che vede alla via i corridori appartenenti alla categoria Open. Seconda prova della SEL SMP Master Cross, manifestazione in più prove che vede appunto l'effettuazione in questo momento della partenza della gara riservata agli Open, i corridori che il prossimo gennaio, a cavallo tra gennaio e la prima domenica di febbraio, daranno vita anche al mondiale, o almeno alcuni di loro che verranno selezionati dal commissario tecnico della nostra nazionale Fausto Scotti, presente qui sui campi di gara di Bugherio. Ben 65 i partenti per questa categoria, la più interessante, vuoi per l'aspetto tecnico del tracciato, vuoi per il numero elevato di partecipanti, ma soprattutto per la qualità dei partecipanti presenti, i migliori in campo nazionale, e c'è anche l'esordio di quel Marco Aurelio Fontana che avete visto con la maglia tricolore, lui il campione nazionale, e lui che inizia proprio oggi la marcia d'avvicinamento ai mondiali, prima di dedicare un momento di riposo e poi la preparazione per la prossima stagione di mountain bike, che ricordiamo lo ha visto salire sul podio in terza posizione nella specialità del cross country alle Olimpiadi del 2012 in quella di Londra. Ma veniamo invece qui a Bugherio, abbiamo detto Parco Increa, l'Increa Stadium, così ama definirlo Carlo Pirola, che ci ha invitato a produrre le immagini di questa importante manifestazione. Una manifestazione che per la prima volta assurge al ruolo di gara a livello internazionale, e lo fa da quando appunto è entrata a far parte del circuito SEL SMP Mastercross, un nuovo circuito che va a, in un certo senso, ad aumentare le gare internazionali nel nostro calendario, che vede da quest'anno numerose gare con questo titolo, il Giro d'Italia del ciclocross con le sue 5 prove, alle quali vanno aggiunte la prova di Bugherio, quella a cui stiamo assistendo, poi la gara di Faè di Oderzo ed infine l'internazionale Mamma e Papà Guerciotti in programma il prossimo 17 gennaio. 8 gare internazionali quindi che rallegano sicuramente il commissario tecnico, che ha iniziato a questa nuova strada da seguire per far sì che gli atleti potessero acquisire nel corso della stagione un punteggio valido anche per l'UCI. Ma torniamo qui sui prati di Bugherio, e vedete che già dalle prime battute c'è un corridore che guadagna qualche secondo di vantaggio. Indossa la maglia della SEL Italia Guerciotti Elite, risponde al nome di Brian Falaschi. Ad inseguirlo Fanzoi, poi abbiamo visto Fontana, Braido, Manuel Todal, che ricordiamo ha vinto l'anno scorso il titolo italiano per quanto riguarda la categoria juniores ed è al debutto nella categoria Open, ovviamente under 23 al primo anno, ma ci sono altri atleti di spessore che con queste prove vogliono mettere, naturalmente porre la propria attenzione al commissario tecnico Fausto Scotti, che con il suo collaboratore Luigi Bielli è qui sul campi di Bugherio proprio per prendere nota della forma dei propri atleti. Allora, Brian Falaschi ha già guadagnato un discreto margine di vantaggio, di seguirlo abbiamo visto una coppia Fanzoi e Fontana, ma le immagini ci mostrano proprio il volto già molto impaltanato, e siamo
solamente a parte del primo giro di questa interessantissima gara che sta mostrando veramente a tutti gli appassionati che sono venuti qui all'Inghilterra Stadium cosa vuol dire la specialità della ciclocross. Terza posizione, lo vedete con il numero 8, è Mirko Tabacchi. Poi abbiamo visto Manuel Todaro, il leader provvisorio della classifica, Luca Braidò, lui ha vinto la prima prova in quel di Schio, e abbiamo visto anche lo svizzero Fabian Leinard, corridore della Racing Team EKZ. Ricchissima la partecipazione, abbiamo detto, e anche molto ma molto qualitativa. C'è in seconda posizione per quanto riguarda gli under 23 il corridore Nadir Colledani, corridore che gareggia per la Trentino Anima Nera, società che è diretta tecnicamente dal due volte campione del mondo Daniele Pontoni. E qui vedete Fausto Scotti molto attenta, al suo fianco Alex Guerciotti, team manager della Selle Italia Guerciotti Elite, una delle squadre di riferimento per tutto il movimento. Non c'è corridore che non voglia gareggiare per questa squadra che, ricordiamo, è sotto la direzione tecnica di un altro due volte campione del mondo, quel Vito Ditano pugliese, che oggi non è presente perché è con due suoi corridori di primissimo piano in Giappone, invitato da appunto la federazione giapponese. E stiamo parlando di Gioele Bertolini, tricolore under 23, così come Alice Arzuffi, altrettanto in maglia tricolore. Entrambe hanno vinto due gare in Giappone e li vedremo in gara prossimamente nelle prove del Giro d'Italia del ciclocross. Intanto avete visto che continua a forzare Baiana Falas, che ha preso il largo, se n'è andato, ha trovato sicuramente la giusta pedalata, e alle sue spalle si prodigano ovviamente gli altri che poi sono degli specialisti come Braidò, Marco Aurelio Fontana, Franzoi, Marco Ponta, Tabacchi, Marco Bianco, uomo di grande esperienza internazionale. Insomma, c'è un bel gruppetto che sta cercando di inseguire e chiudere il buco su Brian Falaschi, che comunque è guardato a vista dalla coppia alle sue spalle formata da Enrico Franzoi e dal tricolore Marco Aurelio Fontana. Poi Luca Braidò, vediamo anche Mirko Tabacchi, sono tra i primi inseguitori. C'è una scivolata da parte di Marco Ponta, poi vedete Manuel Todaro, Daniele Braidò, lo svizzero Leinard, e chiude il gruppetto con il numero 5 Marco Bianco, seguito a ruota dal 4 che risponde al nome di Elia Silvestri. Una netta supremazia in questa prima parte di gara di Brian Falaschi, corridore italo-svizzero, è nato in Svizzera, vive a Neuchâtel da parte di genitori italiani e quindi ha un doppio passaporto. Da qualche anno è parte integrante della Selle Italia Guerciotti Elite e anche della nostra nazionale. Corridore che spesso gareggia in Svizzera, ha già ottenuto una vittoria proprio in terra elvetica e buoni piazzamenti, ed oggi si è presentato qui a Bugheri su questo terreno particolarmente difficile, scivoloso e perché no anche duro, cercando di sorprendere, lo sta facendo nel migliore dei modi, tutti i principali protagonisti che stanno diventando grandi antagonisti in questa sua marcia inizialmente trionfale. Dopo Alex Flavio Longhi abbiamo visto il laziale Luca De Nicola ed il portacolore del gruppo sportivo Forestale Nicolas Pettinà. Abbiamo detto che è l'ultima gara in programma di questa lunga giornata sportiva qui al Increa Stadium ed è giusto e doveroso farvi un po' un riepilogo. Nella categoria G6, in pratica quelli che dal 1 gennaio diventeranno esordienti e quindi gareggeranno
per conquistare la maglia tricolore nella propria categoria, tra i maschietti Alberto Minguzzi, piemontese, e tra le femminucce Marta Zanga, atleta veneta. Tra gli esordienti al secondo anno Emanuele Guez del Trentino Alto Adige, tra gli allievi al secondo anno il tricolore Lorenzo Calloni, mentre a quelli del primo anno il veneto Leonardo Cover. Tra le femminucce la tricolore Sara Casasola. Gara riservata agli amatori, prima fascia Massimo Fulcarelli, lui viene dal Lazio, e fascia 2 Daniele Bertoni, lombardo della provincia di Pavia. Intanto vediamo un tratto particolarmente ostico per i corridori. Dopo un tratto percorso a piedi devono fare questa scalinata, per lo più soprattutto questi che sono i più forti in senso assoluto riescono a farla in bicicletta, e vedete che dopo aver visto Falaschi c'è un ritorno sui primi due inseguitori, Fanzoi e Fontana, di Luca Braidot, che sta prendendo appunto la ruota del tricolore. Poi via via tutti gli altri con più o meno difficoltà, amico Tabacchi, poi Silvestri, che precede Fabian Leinard, lo svizzero, e a chiudere questo gruppetto avete visto la maglia del Trentino Rosa Anima Nera, Nadir Colledani, che sta cercando di recuperare posizioni nei confronti di Manuel Todaro. La lotta tra i due è per chi arriva primo tra gli under 23. C'è molto pubblico nonostante il maltempo, del resto questo è un vero e proprio spettacolo offerto dai corridori e soprattutto dal percorso, da questo tracciato che è stato disegnato dal papà di Federico Mandelli, corridore della MTB Increa, che ha gareggiato precedentemente nella categoria juniores. Cioè, a questo proposito è giusto dire chi ha vinto: Stefano Sala della Sella Italia Guerciotti ha preceduto Giorgio Rossi e Jacob Dorigoni, tre atleti di primissimo piano per quanto riguarda la categoria juniores. Tra le donne elite ha vinta l'Alto Atesina Anna Oberparleiter della Carraro Team Trentino, mentre tra le ragazze juniores successo di Sofia Beggin. Ma torniamo alla gara che stiamo ormai osservando con una particolare attenzione, che vede un atleta da solo condurre la gara, Ben Falaschi, inseguito da un terzetto condotto da Luca Braidò, davanti a Fontana, il campione italiano, e Enrico Fanzoi. Segue poi Daniele Braidò, Marco Ponta, Manuel Todaro, e qui vedete Marco Bianco. Questa è la situazione fino a questo momento, con il numero 12 che risponde al nome di Nadir Colledan, che si avvicina sempre più e pericolosamente a Manuel Todaro. Una gara che veramente è difficile, vedete i volti coperti dal fango, ci sono anche dei problemi meccanici oggi, grande lavoro da parte degli addetti ai servizi, lavaggio delle biciclette, e soprattutto i meccanici che hanno molto moltissimo da fare per riconsegnare le biciclette nel miglior modo possibile agli atleti, che di per sé devono lottare con il fango. Qui avete visto due modi diversi per affrontare quella salita: chi con la bicicletta in spalla in perfetto stile ciclocorsistico, e chi invece ama spingere la bicicletta, così come ha fatto Marco Aurelio Fontana e come sta facendo Daniele Braidò della Forestale. Le immagini ci continuano a mostrare i differenti modi di interpretare questa salita da parte degli atleti, e del resto ognuno sceglie il modo che meglio ritiene. Diciamo che classicamente il modo perfetto è quello di caricarsi la bicicletta in spalla. Va detto che sembra di assistere a una gara contro il tempo. Qui adesso Ben Falaschi entra nella box, il meccanico gli porta via la bicicletta sporca e un altro gli consegna quella pulita. Questo è un momento particolare che serve naturalmente ad alleggerire il peso delle biciclette. L'unico che non è entrato, avete visto,
Luca, vai dopo. Sia Enrico Fanzoi che il tricolore Marco Aurelio Fontana sono entrati a fare il cambio. E a questo punto vedete è nato Fontana, una signore che fino a qualche anno fa correva, ora fa parte dello staff tecnico del Corpo Forestale, ha passato la bicicletta pulita a Daniele Braido. Un vero spettacolo, sottolineiamo sempre questa parola perché è così, magari non lo è per i corridori, ma sicuramente per il pubblico che sta assistendo a due spettacoli in uno. Il tracciato particolarmente ostico per i corridori e poi la lotta che c'è tra questi tre per cercare di raggiungere Falaschi, che ha un margine ancora minimo di vantaggio, ma comunque è in vantaggio dalla partenza. Un Falaschi particolarmente determinato, si è voltato a guardare i primi tre inseguitori e avete potuto misurare voi stessi i secondi che dividono il leader della corsa da questi tre inseguitori. Anche in questo specifico vedete modi diversi di interpretare. Luca Braido ha preferito scendere dalla bicicletta, mentre gli altri due, Fanzoi e Fontana, l'hanno fatta tutta in sella. Ci sono poi difficoltà che costringono magari in curva a scendere, nonostante l'intenzione fosse stata quella di salire in bici. Questo è avvenuto nei confronti di Daniele Braido e qui vedete via via gli altri, anche Marco Ponta si sta facendo sotto e qui invece guardate il volto di Manuel Todo, ricordiamolo campione italiano tra gli juniores, che controlla chi gli sta di dietro, questo Marco Bianco dalla grande esperienza internazionale, ha vissuto anche alcuni anni in Belgio dove ha partecipato a tantissime gare, ma attenzione perché si sta facendo sotto, abbiamo detto, Nadir Colledani, corridore che è assistito tecnicamente da Daniele Pontoni, che da quest'anno è il tecnico di riferimento della Trentino Rosa Anima Nera. Un tracciato, abbiamo detto, particolarmente severo, ma anche particolarmente spettacolare, e del resto fa parte del gioco trovare a volte delle giornate come queste. Acqua battente, fango, prato scivoloso, sono queste le componenti che quest'oggi tutta sommate fanno fare la differenza. Abbiamo già avuto occasione nel corso della gara amatoriale di sottolineare certe differenze tra un corridore e l'altro, e i più attenti di voi potranno vedere anche in questa gara riservata alla categoria Open il modo di interpretare la corsa da parte di atleti, alcuni atleti rispetto ai propri avversari. Nell'unico tratto, potremmo dire, pedalabile di questa tracciato, avete visto che si è posto davanti il corridore in maglia tricolore. Abbiamo detto che Marco Aurelio Fontana è all'esordio nelle gare agonistiche, quindi deve ancora fare la gamba, sicuramente avrà dei problemi in finale di corsa, perché tenere per un'ora alla prima uscita in gara è veramente una prova molto ma molto difficile. Anche in questo caso possiamo vedere i diversi stili. Ricordiamo che ad esempio Vito Di Tano ha conquistato due mondiali proprio in giornate infernali come queste, dove le sue falcate, lunghe falcate, gli hanno permesso di guadagnare rispetto agli avversari proprio nei tratti a piedi. Una scelta questa comune a tanti corridori, ma che prevede anche una notevole preparazione fisico-agonistica per sopportare questi continui cambi terra e pedale. Grande grinta da parte di Marco Aurelio Fontana, che ovviamente sempre
mette in mostra le sue qualità e soprattutto la sua determinazione. Non partecipa mai a una gara così tanto per partecipare, magari non riuscirà a vincere, ma sicuramente ce l'aveva messa tutta per poter far bella figura e far fare bella figura anche alla sua maglia tricolore. In questo tratto a farla da padrone, a parte Brian Falaschi, che ormai ha guadagnato un tempo rassicurante, vedete, è Franzoi che entra, così come Fontana, a cambiare la bicicletta. Una coppia quindi che entra, così come invece non fa, lo avete visto già per la seconda volta, Luca Braido. Scelte tecniche che evidentemente ognuno sa gestire nel migliore dei modi. C'è anche Franzoi che si sta comportando bene, anche se sappiamo non è nelle migliori condizioni. Addirittura ha rinunciato il giorno prima alla prova di Coppa del Mondo perché aveva una leggera forma influenzale ai bronchi e ha preferito riposare un giorno e venire qui ad onorare con la sua presenza gli sforzi organizzativi della Lega Ciclistica Bugherio 2 di Carlo Pirola. E vedete che è un continuo alternarsi in testa al gruppetto tra Luca Braido, il campione veneto, già ex campione del mondo negli under 23, Enrico Franzoi, e il campione italiano Marco Aurelio Fontana. Ricordiamo che questa è la seconda prova del nuovo circuito Selle SMP Master Cross, istituito appunto da quest'anno, la seconda prova che ha carattere internazionale, così come sarà la terza prova in quel di Faè di Oderzo. Poi la manifestazione si sposterà in Friuli al Monte Prate il 3 di gennaio ed infine grande conclusione il giorno 18 gennaio a Vittorio Veneto, già teatro di campionati italiani, il giorno dopo che a Milano si sarà svolta la internazionale Mamma e Papà Guerciotti. C'è un momento di difficoltà in questo tratto in ripida ascesa da parte di Brian Falaschi, ma subito si è ripreso. Vedete che invece sia Franzoi che Luca Braidot hanno superato l'ostacolo in bicicletta, ha messo leggermente piede a terra Marco Aurelio Fontana e anche Marco Ponta, che ha scelto invece di farla a piedi, e con il numero 16 Daniele Braido. È un tracciato per palati fini, per quelli che amano veramente questa specialità, parlo degli spettatori che qui hanno veramente la possibilità di sbizzarrirsi, dove andare a guardare i propri pupilli e osservare gli errori che fanno. Vedete che nello specifico Elia Silvestri supera indenne l'ostacolo. Insomma, una, come abbiamo detto, una gara particolarmente interessante, bella, avvincente, che naturalmente non coinvolge solamente i corridori di primo piano, ma anche chi magari è venuto da lontano, come quel corridore che è scivolato, il laziale Luca De Nicola, che è scivolato all'indietro. Sul percorso vediamo anche facce note, abbiamo visto Loris Conca, corridore campione lombardo in carica per quanto riguarda la categoria allievi al primo anno. Ma torniamo invece ad osservare lo stile e soprattutto la determinazione del battistrada, quel Brian Falaschi che è un po' il pupillo di Vito Di Tano, lo ha voluto tra le proprie file e non se l'è più lasciato scappare, naturalmente con il beneplacito di Paolo e Alex Guerciotti, che da anni ormai, da 50 anni, sono sulla breccia per quanto riguarda la loro attività di costruttori di biciclette, ma che da tantissimo tempo sono sui campi di gara e sono conosciuti in tutto il mondo, fino, come abbiamo detto in precedenza, al meritarsi l'invito da parte della federazione giapponese
con i due più validi esponenti del gruppo per partecipare a delle gare sul territorio giapponese. Del resto Alex è da poco tornato dalla mostra del ciclo che si è svolta in Giappone, dove ha ottenuto un grandissimo successo e lì ha preso gli accordi proprio per portare le proprie biciclette e i propri corridori a gareggiare, a dimostrare la qualità dei propri prodotti, operazione che è stata definita più che positiva dal momento che gli atleti, ricordiamo i loro nomi, Gioele Bertolini e Alice Arzuffi, hanno ottenuto ben 3 vittorie a testa, sfrecciando sempre con la loro maglia tricolore campioni italiani di categoria. Ormai siamo, possiamo dire, alle battute finali. Abbiamo visto che all'inizio Brian Falaschi aveva alle proprie spalle, distanziati di pochissimi secondi, gli inseguitori, ma che ora sia Enrico Franzoi che Marco Fontana, unitamente a Luca Braitotta, hanno perso a secondi nei confronti di Brian Falaschi. C'è un leggero cedimento, ci sembra, da parte di Marco Aurelio Fontana. Del resto era prevedibile, non ancora al ritmo di gara, la sua prima uscita, anzi, a essere sinceri, ha già fatto molto per il suo attuale stato di forma e sta ritornando sotto, vedete, Marco Ponta, un atleta che inizio stagione ha ottenuto 3-4 successi e che poi si è sempre piazzato secondo nelle prime due tappe del Giro d'Italia del ciclocross, alle spalle di Gioele Bertolini. E hanno ben d'onde di essere contenti gli organizzatori di questa prova, di questa gara. Ricordiamo il 6° trofeo Cooperativa Edilizia Bugherio 82 Memorial Berrioni e Perego, che non si aspettavano certamente di poter assistere a una manifestazione di questo tipo. Intanto vedete con il numero 42 un atleta brianzolo che, dopo l'esperienza con il Velo Club Mendrisio, ha deciso nella stagione 2014 di andare a gareggiare per una squadra giapponese, la Siervo Nara a Merida, e ha fatto tutta la stagione proprio nel paese dello Stremo Oriente. È ritornato in Italia per passare l'inverno e lo fa con queste gare di ciclocross, partecipando al ciclocross. Si tratta di Flavio Vasecchi. Intanto un saluto doveroso per il commissario tecnico Fausto Scotti, che anche lui è particolarmente soddisfatto dell'opportunità che il Lincrea Stadium gli dà di vedere all'opera atleti su terreni particolarmente difficili, così come si trovano nella Nord Europa. Oggi, è proprio il caso di dirlo, è un vero ciclocross. Cambio della bicicletta a questo punto per Luca Braido, ma ironia della sorte, dopo non essere entrato nei box per ben 2 volte, questa volta che c'è entrato non c'era la bicicletta pronta ed è ripartito con la sua tutta infangata. Un saluto anche al responsabile tecnico lombardo Gino Bortoluzzo, che è presente ovviamente interessato in modo particolare nelle categorie giovanili che lui poi selezionerà per la partecipazione ai campionati italiani che, è giusto ricordarlo, si svolgeranno nella fine settimana 10 e 11 gennaio a Pezze di Greco, frazione di Selva di Fasano, località dove abita Vito Di Tano. Quindi la Puglia accoglierà nel 2015, nel gennaio del 2015, appunto, chi vorrà indossare la maglia tricolore. C'è soddisfazione da parte di tutti, c'è soddisfazione anche da parte di Giuseppe Fontana, padre di Marco Aurelio, che vede particolarmente allegro, nonostante il tracciato non sia dei più belli, il proprio figliolo. C'è grande lavoro da parte dei meccanici, fortunatamente tutti attrezzati con idropompe per
pulire le biciclette ai propri corridoi. Quello l'ultimo che avete visto era il papà di Brian Falaschi, che ormai si sta dirigendo verso il traguardo. È l'ultima volta che affronta questo tratto in discesa, poi si recherà sul rettilineo d'arrivo, dove potrà alzare le mani, davvero dominatore di questa prova. Subito dal primo giro se n'è andato, ha fatto il vuoto e nulla hanno potuto sia Enrico Fanzoi, che a questo punto è in seconda posizione, né Marco Fontana, che ha ceduto il passo e non hanno veramente potuto fare nulla per riprendere lo scatenato Brian Falaschi. Quarta posizione in questo momento per Luca Bredo, ma attenzione perché siamo all'ingresso del rettilineo finale per Brian Falaschi, che a questo punto è particolarmente felice e meritevole di conquistare la vittoria in questa importante prova del calendario internazionale. Vince, abbracciato subito da Paolo Guerciotti, dal meccanico Chiodini e da Alex e dal proprio genitore, una festa praticamente in casa Guerciotti per la stupenda vittoria ottenuta quest'oggi alle spese di Enrico Fanzoi, che comunque, nonostante i suoi problemi ai bronchi, è riuscito comunque a fare una onorevole gara e giungere sul traguardo in seconda posizione, distanziato di 33 secondi da Brian Falaschi. Una terza posizione a questo punto che è tutta tricolore. Vedete Marco Aurelio Fontana, che ha ceduto proprio negli ultimi metri della gara e che ora transiterà tutto solo salutando il pubblico a 55 secondi dal vincitore. Le interviste. Oggi è stato l'esordio, ho fatto terzo, no? Ma ti giuro che mi sono divertito molto molto oggi. Spero che la gente abbia un po' visto oggi quello che è stata una gara di livello alto, secondo me, dove purtroppo non ho svettato, ma davvero bello questa cosa, sai, questo taste qua mi manca, no? E venire a correre così, lottare, bello, davvero bello. Grande, grande corsa, è il caso di dirlo, alle tue spalle campioni importanti che però non sono riusciti a riprenderti. Sì, dietro sono due campioni, però Marco è la sua prima gara. Vediamo l'11 gennaio, e là è la gara importante da vincere. Quest'anno hai iniziato nel migliore dei modi, hai corso parecchio in Svizzera, hai ottenuto belle vittorie, vuol dire che quest'anno è l'anno di Brian Falaschi in senso assoluto. Sì, ho corso tanto all'estero grazie a Guerciotti, che mi ha lasciato a fare gare molto più dure, perché correre sempre con dei ragazzi come Muret, i belghi, ho una gamba superiore quest'anno. Dietro c'è tutta la squadra, c'è Vito, c'è Paolo, c'è Alex, è tutto un lavoro di squadra, non è solo il corridore che fa la vittoria. Ma sinceramente pensavo un po' meglio, però il percorso era veramente esigente e più di così non potevo andare. A piedi non sono un fenomeno, quindi cercheremo di lavorare sugli errori e dai, un quinto posto, insomma, tutto sommato positivo e va bene così. Per me era anche abbastanza difficile oggi, dato che è una settimana che prendo antibiotici, ho finito ieri di prenderli, ho avuto una infezione polmonare, cioè ai bronchi, e praticamente ho dovuto anche rinunciare alla Pro di Coppa del Mondo di ieri. Sono contento di essere riuscito a arrivare qui e comunque a fare una buona prestazione, che comunque mi rincuora, perché pensavo di essere preso peggio, e sinceramente oggi ho avuto una conferma che, insomma, non ho proprio rovinato del tutto la condizione. Il percorso è diventato durissimo, c'era moltissimo da correre a piedi e la gara si è fatta veramente dura. Oggi Brian Falaschi era imprendibile. Ho fatto buona parte della gara con Marco e Enrico, e dopo al primo giro ho avuto una foratura e mi sono staccato e ho proseguito col mio ritmo. E avete sentito le impressioni a caldo di Fontana, Falaschi, Ponta, Fanzoi e Luca Braidot. Adesso i corridori sono tutti sul podio per ricevere gli applausi, naturalmente i fiori da parte
dei dirigenti e un premio speciale da Maurizio Schiavon, titolare della Selle SMP, che è il titolare di questo circuito importante che ha preso luce proprio quest'anno. Nel rivedere la vittoria sorridente e felice di Ben Falaschi, andiamo ora a chiudere il servizio con le immagini di un premio speciale a Filippo Mandelli, corridore della MTB Increa, da parte del presidente Carlo Pio e da parte del segretario Gianandrea Pezzi, dirigenti appunto della società organizzatrice, la Lega Ciclistica Bugherio 2. Un premio particolare, un quadro di un pittore naif locale.